Siamo in compagnia dell'avvocato Laura Di Pilato che in qualità di difensore di alcune persone offese aveva deciso di citare non solo il Ministero e la Ferrotramviaria per il disastro del 12 luglio del 2016, ma anche la Regione Puglia, in persona appunto del Lega e rappresentante, ovvero il governatore Emiliano. Sì, effettivamente non è entrato dalla porta, ma è entrato dalla finestra la Regione Puglia come responsabile civile, in quanto non mi davo per vinta, perché mi faceva specie che la Regione Puglia stesse con noi, difensori delle persone offese come parte civile. Invece era giusto che stesse come imputato, ma questo non è potuto accadere in quanto è un ente, ma io avrei preferito, ecco, che magari ci fossero stati più degli approfondimenti nelle persone fisiche che lavoravano e quindi che erano presso la Regione Puglia, quali gli assessori, quali il presidente Emiliano. Questo non è avvenuto purtroppo. Però ecco, abbiamo avuto quantomeno la vittoria di aver citato come responsabile civile la Regione Puglia, è andata a buon fine, quindi la notifica adesso è avvenuta e quindi ce lo ritroveremo in doppia veste la Regione Puglia, sia come persona offesa ma come responsabile civile. Ecco, a Genova subito sotto accusa la società Autostrade, mentre ad Andria, Ferrotramviaria ottiene addirittura il rinnovo della E concessione. infatti, e questo secondo me è proprio un aggravante, un demerito, perché la concessione non andava assolutamente ridata, in quanto dalle carte si evince benissimo che vi è una colpa in vigilando da parte della Regione Puglia. Doveva vigilare sul suo concessionario, sulla concessione, e quando ci sono i morti non c'è cosa che tenga, bisogna controllare e agire. Quindi ridare di nuovo la concessione è stata una cosa proprio che per me non era impossibile, però è avvenuta. Ecco, ora l'udienza riprenderà il 10 ottobre, 11 l'11 ottobre. ottobre nell'aula bunker del carcere di Trani. Cosa dobbiamo aspettarci? E lì adesso ci saranno, avverranno fino all'11 ottobre tutte le notifiche, spero che vadano tutte a buon fine e di lì partirà adesso sicuramente ci sarà la scelta dei riti da parte degli imputati, quindi vedremo se vorranno accedere ad abbreviati, a patteggiamenti oppure ad andare a dibattimento e di lì comincerà il vero e proprio processo. Buon lavoro. Grazie.